la pressione atmosferica, quella cioè che l'aria dentro cui siamo immersi esercita su qualunque corpo, anche su di noi, è pari a 760 torricelli o millimetri di mercurio, 100.325 pascal e, questo dato è più significativo, 1 kg 0,33 per ogni centimetro quadrato, 1 kg di forza su ogni centimetro quadrato di superficie. Noi sappiamo che la pressione, le forze di pressione sono esercitate perpendicolarmente alla superficie. Cosa vuol dire? Vuol dire che ogni centimetro del nostro corpo è sottoposto ad una forza premente perpendicolare di 1 kg e 0,33. Sembra incredibile, visto che la superficie di un corpo umano è fatta da migliaia di centimetri quadrati, quindi subisce una forza di pressione complessiva di migliaia di chili. Ma noi non ce ne accorgiamo. Com'è possibile? È possibile. Immaginate i pesci che vivono a centinaia o a migliaia di metri di profondità nell'oceano. Quelli sono sottoposti ad una pressione decine e centinaia di volte superiore a quella cui siamo sottoposti noi che siamo immersi soltanto in aria. Loro nemmeno si accorgono, i pesci non si accorgono di questa enorme pressione. Non se ne accorgono perché il processo evolutivo ha dato loro una struttura capace di reggere senza sofferenza questa enorme pressione, questa enorme forza premente in ogni punto della superficie. E lo stesso vale per noi. Il processo evolutivo ci ha dotato di una struttura corporea tale da reggere senza soffrirne la pressione, da reggere la pressione cui siamo sottoposti. Proprio questa impercettibilità della pressione, di quanto questa pressione sia grande, ha reso difficile agli esseri umani arrivare a capirne la reale influenza su ciò che quotidianamente ci accade intorno. Chi comprese a fondo questa influenza, misurando per primo l'intensità di questa pressione, della pressione atmosferica, fu Evangelista Torricelli, ai primi anni del 1500. Come andò? Andò in questo modo: c'era un acquaiolo, un signore che andava in giro con le botti a vendere acqua, che da un pozzo non riusciva a tirar fuori dell'acqua con la pompa, diciamo, a risucchio, simile ad una siringa che, tirando su, risucchia l'acqua. Questo signore chiese in giro se qualcuno gli sapeva dare una spiegazione o avesse una soluzione a questo problema, perché tirare su l'acqua a secchiate era molto più faticoso. Il problema giunse alle orecchie di Galileo Galilei, che, geniale in mille altre occasioni, stavolta non si accorse dell'importanza che aveva questo problema. Ma evidentemente è stato anche un buon maestro, oltre a essere stato il Galileo Galilei che conosciamo, perché fu un suo allievo, appunto Evangelista Torricelli, a comprendere l'importanza del problema e a risolverlo. E come chiedersi? Con una siringa ho tirato su dell'acqua, prendo una siringa più grande e l'acqua viene ancora su. Ma se avessi una siringa alta qualche decina di metri, potrei tirare su l'acqua fino al livello che desidero? O c'è un limite oltre il quale l'acqua non può andare? Era questo che accadeva al pozzo. Dal pozzo l'acqua non arrivava su. Torricelli comprese una cosa fondamentale, che a spingere l'acqua verso l'alto, sia nella siringa sia nella pompa dell'acquaiolo, in realtà è la pressione atmosferica che agisce sulla superficie e libera del liquido. Per capire, facciamo questo: immaginiamo di avere un tubicino chiuso contenente normalmente aria, che noi rigiriamo appoggiandolo sulla superficie di una vaschetta di liquido. La pressione è uguale all'esterno, la pressione atmosferica, e anche all'interno, anche dentro c'è la pressione atmosferica. Quindi le forze di pressione
sono inferiori perché la pressione è più diluita, essendoci meno gas. Quindi il liquido sale, sale perché la pressione atmosferica esercita delle forze sulla superficie libera e dunque il liquido sale fino a quando? Fino a quando la forza peso del liquido salito più la forza di pressione del gas presente non equilibrano la pressione, le forze della pressione atmosferica agenti sulla superficie. Ma questo vuol dire che allora c'è un limite, perché? Perché una volta estratto tutto il gas, quando nel tubo praticamente la pressione è zero, il liquido sarà arrivato ad un'altezza che corrisponde ad un'altezza in cui peso di liquido corrisponda esattamente alle forze di pressione. Da allora la forza di pressione ha un determinato valore, avrà una determinata altezza il liquido che salendo dentro al cubicino non può salire più di tanto quando abbiamo azzerato la pressione del gas. Per l'acqua questa altezza, quindi se avessimo una siringa lunga 15 metri e tirassimo lo stantuffo, l'acqua salirebbe fino a 10 metri e 33. Attenzione a quella coincidenza. Allora l'acqua non può essere tirata più su di 10 metri e 33. La risposta all'acquaiolo era data. Non si può tirare da su, risucchiare l'acqua oltre 10 metri e 33. Se il pozzo è profondo 12 metri, si è costretti allora ad usare il secchio per tirare su l'acqua. Oggi non è più così perché le pompe non possono non soltanto essere aspiranti ma anche spingenti, quindi possiamo immergere una pompa addirittura dentro al liquido e nello spingere verso l'alto lì limite non ce n'è, si può arrivare, si può sparare l'acqua in alto fino a 100 metri. Pensate alla fontana del lago di Ginevra, se qualcuno di voi l'ha vista. Allora, adesso vogliamo ripetere l'esperimento di Torricelli per vedere con i nostri occhi accadere questo fenomeno. Cosa dobbiamo fare? Non abbiamo a disposizione un tubo alto 10 metri 33, sarebbe delicatissimo e sarebbe impossibile lavorarci. Ma Torricelli stesso comprese che questo esperimento era possibile realizzarlo se si utilizzava mercurio, perché il mercurio ha una densità 13 volte e mezzo più grande di quella dell'acqua. Quindi si raggiunge lo stesso peso, quindi pari alle forze di pressione della pressione atmosferica, con un'altezza di liquido 13 volte e mezzo inferiore. E qui noi abbiamo, vedete, un tubicino che è stato riempito fino all'orlo da mercurio. Cosa faremo? Ovviamente non abbiamo modo di estrarre via via l'aria, però rivoltandolo in una vaschetta di mercurio ed è pieno fino all'orlo, rivoltandolo, l'aria non ha modo di entrare perché la superficie libera è immersa nel mercurio. Quindi il mercurio potrà rimanere a riempire l'intero tubo oppure può scendere fino ad un limite, fino al limite corrispondente alle forze di pressione. Vediamo che cosa accade. Questo tubo è lungo di circa un metro. Secondo voi che cosa accade? Dovreste esserci arrivati. 760 mm di mercurio. Ecco che cosa accade. Il mercurio scende, ma non del tutto. Questa altezza di mercurio rimane là. Vedete? Io muovo liberamente il fondo, ma il mercurio non scende perché il suo peso è contrastato, è retto dalla pressione atmosferica che sta agendo sulla superficie libera del mercurio stesso. Vogliamo andare a vedere quant'è questa altezza? Per altezza naturalmente dobbiamo intendere la distanza tra la superficie libera del mercurio e questo livello. Professore Fina, mi può aiutare? E rivolgi il metro verso la camera, così anche loro potranno verificare che
a 76 centimetri, sbaglio? Tu che leggi? 75,6 in questo momento, quindi la pressione atmosferica sta reggendo 75,6 centimetri di altezza di mercurio. Grazie. Adesso per continuare svuotiamo questo tubo, se no succede un patatrac, il mercurio corre da tutte le parti. Una vaschetta più grande. Ecco. Il mercurio così scende perché entra l'aria e dunque crea una pressione di gas che spinge via il mercurio. Ecco qua. Grazie. Concludiamo. La pressione atmosferica è molto intensa. 1,33 kg di forza per ogni centimetro quadrato di superficie. È capace di reggere la pressione atmosferica un'altezza di mercurio di 760 mm all'incirca. All'incirca, perché tenete conto, i 760 mm di mercurio del valore della pressione atmosferica si intendono come valore medio, perché la pressione atmosferica varia, come sapete, con l'altitudine. Bisogna essere al livello del mare per registrare 760 mm di mercurio, e non in qualunque momento della giornata o della settimana, perché al variare delle condizioni meteorologiche anche la pressione atmosferica cambia. Quindi si parla di 760 mm